Secondo me dovremmo fare davvero un test con Runscribe, questo è l'unico vero test in cui noi possiamo fare la differenza come podisti amatori avanzati. Noi lo faremo nelle prossime settimane, appena torniamo in zona gialla o zona arancione o O in zona una bianca. zona bianca. Il mondo atletico ci ha messo un po' a capirlo, ma un articolo molto scuro del 1992 aveva già spiegato quali fossero le condizioni, articolo di Bernard Ng, condizioni secondo le quali una scarpa può restituire energia all'atleta che le indossa. Siccome ad ogni contatto al terreno la scarpa si deforma, dice Benno, e non posso che dargli ragione, la deformazione, scusate se sono volutamente impreciso, assomiglia a quella di una molla. Per far sì che ci sia un ritorno energetico ci sono, come ho già detto, quattro condizioni che devono essere soddisfatte affinché questo avvenga. Uno, il ritorno energetico deve essere sufficientemente grande. Due, l'energia deve essere restituita al momento giusto. Tre, l'energia deve essere restituita con la giusta frequenza. E quattro, nella giusta location, ossia nel momento giusto. Sono però passati 25 anni da quando, era il 2017, un oscuro articolo accademico è stato convertito in un concetto reale con il progetto Sub2 di Nike. Tra l'altro, se siete interessati a saperne di più, scrivetemelo qua sotto che vi racconterò magari più in dettaglio quali sono queste condizioni biomeccaniche che permettono all'atleta di correre meglio. Delle tre scarpe che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo abbiamo già fatto tre recensioni, però non avevamo mai fatto un confronto e quindi ora, dopo tantissimi chilometri, siamo giunti alla conclusione che è il momento di farla. Ci sono state lunghe consultazioni al punto tale che ci siamo confrontati come se fossimo stati Mattarella e Conte, prima della crisi di governo, per spiegare in sintesi la nostra opinione. Sono però d'accordo con Andrea, anche se per ragioni diverse, che la Vaporfly Next Percent resta la scarpa che attualmente nel 2021, gennaio 2021, consigliamo a noi podisti amatori. È in effetti una delle scarpe più versatili, può essere utilizzata da tantissimi podisti amatori, mentre la 4% è introvabile, l'Alpha Fly ha un problema che ci obbliga a correre di avampiede, non è necessariamente un problema, ma sicuramente lo è quello di cambiare l'appoggio che in effetti richiede parecchio tempo. Sappiate comunque che nei prossimi giorni parleremo di ulteriori scarpe con fibre di carbonio, quindi sarebbe davvero magico come questo Compex 8.0 che vi iscriviate al canale e attivate le notifiche in modo tale da non perdervi queste recensioni. Prima di passare la parola al prodepodista, ma alla fine un'opinione condivisa, quella che ascolterete tra pochi minuti, tenete conto che non va sottovalutato il ruolo dell'intersuola, che in questo caso si chiama ZoomX, nelle performance di questa scarpa. Ruolo che in effetti stimeremo nei prossimi giorni. Tra l'altro, a giudicare dalle scritte sempre più grandi, nemmeno Nike ha mancato di sottolinearlo. E con ciò vi lascio 10 aspetti da valutare nella scelta delle scarpe Nike, ovviamente ognuno è diverso, lascio la parola al prodepodista, sappiate che alla fine quello più importante secondo me, la velocità, viene trattato in maniera dettagliata. Ma tu non c'erano mica verdi queste? Ce l'avevo anche verdi, sì. Oggi è la giornata importantissima perché dobbiamo fare il test, vabbè il test abbiamo fatti mille, ma il confronto tra le varie scarpe con fibra di carbonio da gara di Nike. Ci hanno chiesto Vaporfly o Alphafly e tu ovviamente hai detto ma Vaporfly Next o Vaporfly 4%? Si vedono tutte e Si vedono tutte e tre, sì. tre? Devo prendere un destro per tutte. Cosa ne pensi? Guarda, ti dirò. Parlerei più di pancia perché con la Vapor Next ho fatto tutti i personali praticamente, quindi direi sempre assolutamente Vapor Next. Diciamo che in fatto di comodità, forse la Vaporfly 4% era quella che mi è piaciuta di più, era davvero una pantofola con le molle. Coro, guarda, l'ho usato una volta in pista, la prima volta che l'ho usato in pista ho fatto, devo fare 7 volte i 1000, ne ho fatti 4 a 2,55, 2,56,
Le ho messe sulla Vaporfly 4%, ne ho sparati 3 a 2,50, 2,51 con lo stesso recupero, quindi per dirti anche lì forse era la mentalità, c'è un po' la testa che mi ha portato. La Vapor Next dello stesso colore mi ha fatto fare 1 ora e 4 in mezza e 29,41 su 10.000. E quindi ti direi la top, questa qua, mannaggia lei, è la scarpa che avrei dovuto utilizzare agli italiani di maratona e dove sono stato male, quindi praticamente l'ho usata per 2,5 km. Vorrei utilizzarla un po' di più sicuramente la utilizzerò su qualche allenamento perché voglio capirla davvero bene. Al contrario delle altre due che ti facevano correre, che dovevi correre di avampiede per sfruttarla, questa puoi correre solo di avampiede. Io mi sono sentito proprio proiettato in avanti e non esisteva che potessi attaccare col tallone, ma era proprio tutta corsa di avampiede. Devo capire questa cosa, forse per assurdo era nata per la maratona, ma forse potrebbe dare il meglio di sé sulle gare un pochino più corte. È proprio da valutare, mi ha lasciato un grosso dubbio che voglio togliermi nelle gare più avanti sicuramente. Vediamo di fare una classifica sui 10 parametri che utilizziamo di solito per stabilire quale scarpa è migliore. Partiamo per esempio ovviamente dall'estetica. Dall'estetica vince sicuramente lei. questo rosa qua Shocking era spettacolare, è spettacolare. Poi era uscito quello verde acido che era spettacolare anche lui. Diciamo che erano i miei due colori preferiti, quello della Echidna a me non piaceva ma è piaciuto a tanti, diciamo che l'ignoranza di una scarpa così è davvero massima, una scarpa così non la faranno mai più, credo. Invece a livello di grip? A livello di grip secondo me vince lei, ha questo caro armatino qua sotto che sicuramente ti farà grippare meglio, forse in ordine proprio, poi arriva la Next e poi arriva l'Alpha Fly che era praticamente piatta, però anche lì ho sempre detto che sono scarpe che utilizzi in gara, di solito le utilizzi si spera su gara asciutta, su asfalto, quindi anche comunque con poche curve. Diciamo che però ho provato sia la Vaporfly 4% agli italiani a Padova, Monselice pioveva, grip ottimo, e le Next non le ho praticamente mai utilizzate sulla pioggia, forse solamente una volta, ma non ho avuto problemi, e ti direi che quando piove preferirei usare le Next perché hanno la tomaia, sembra plastica, e queste qua si inzuppano un pochino, quindi andrei di Next oppure di assolutamente adesso con queste Alpha Fly che praticamente sono, c'è sopra un calzino bucato, finto praticamente, quindi il problema dell'acqua e dell'appesantimento della scarpa secondo me non c'è. A livello di peso? A livello di peso quella che pesa di meno è la Next, anche a memoria mi sembra, anche al piede anche comunque al piede. Sembra molto più leggera. Questa, non so come dire, sembra quasi che lo Zoom X sia un pochino più pesante, un pochino più pieno, che poi è quello che dà la sua morbidezza. E invece a livello di comodità, di comfort, vabbè, mi hanno detto che sulla Treccani non si può dire comfort, a livello di comfort cosa ne pensi? L'hai detto lo stesso. Guarda, ti dirò, a livello di comfort la 4% era secondo me la più scarpa da riposo, tra virgolette, quando la metti sui piedi ti sembra davvero di stare nel tuo salottino di casa, quindi adesso lo puoi dire comfort, secondo me. La Next è un pochino più dura, un po' più racing, gli dà quella cosa del racing, lei è molto morbida, però te l'ho detto, dopo in gara ti fa correre sempre di avampiede, quindi risulta scarpa, diciamo, tra virgolette, impegnativa. Alla maratona mi hanno creato delle vesciche, quindi giusto saperlo, sulle altre invece non ho mai avuto problemi. E io ho fatto 2,5 km, quindi zero vesciche. Invece a livello di traspirabilità? A livello di traspirabilità vince lei, è praticamente c'è questo calzino che comunque tiene bene fermo il piede, però è fasullo praticamente, infatti ho paura a metterle su ogni volta perché sono davvero leggerissime. Poi ti dirò, la Next comunque, anche se è fatta di questa plastichina qua, non mi ha mai dato problemi, e vabbè,
il Flyknit della Vaporfly 4% era davvero leggero e che ti dirò, ha un grosso problema che adesso, anche se le ho tenute in cantina, le ho tenute più, come si dice, più protette che un bambino, si è comunque seccato il Flyknit sopra e sembra quasi l'elastichino che sia diventato plastica. Invece a livello di protezione, che sensazioni ti hanno dato? Guarda, a livello di protezione le metterei comunque tutte sullo stesso piano, forse vince lei perché comunque ha tantissima ciccia, tantissima gomma, però guarda ti dico, secondo me la cosa fondamentale di queste è che sono delle scarpe da gara che potrei utilizzare per fare dei lenti a 6, quindi sono super. Ti dico, non ho neanche mai avuto problemi di cedimento all'interno di pronazione perché... non so dirti, ma a fine gara arrivo le gambe fresche, quindi sembra quasi che davvero di non aver corso. E invece per quanto riguarda la durata? Durata, io le sto centellinando tutte e tre, diciamo che la Vaporfly è quella che ha più vita di tutte, la sento che è meno ammortizzata adesso, però ci riesco a fare comunque dei buoni tempi sulle ripetute, quindi secondo me sono rimaste prestanti lo stesso. Invece l'ultima domanda, che però è la più importante, a livello di velocità, cosa ci dice? Ma su quello ne abbiamo discusso io e te, sicuramente c'era rimasto il dubbio che forse per la maratona rimaneva più prestante la Next. Ti dico, però voglio riprovare questa qua nelle gare più corte, la vorrei riprovare sulle gare più corte perché... Anche se all'inizio ti ho detto, secondo me è solamente una scarpa da maratona perché pesa di più, però col fatto di avere praticamente la lama di carbonio tutta in avampiede, poi con lo zoom in avampiede potrei sfruttarle su 5 km, 10 km su strada, provando a spingerle davvero tanto. Domanda secca, se dovessi consigliarne una di queste tre, quale consiglieresti? Ma, a chi corre a 4 km, a chi corre a 5 km, a chi corre a... 3,30 km. No, più che altro farei un discorso di rapporto qualità-prezzo. Adesso la Next rimane la migliore perché si trova a un buon prezzo e comunque rimane la più duttile tra tutte, la più versatile. Beh, a meno che riusciate a trovare una 4% in qualche magazzino sperduto, la Next è ancora troppo alta come prezzo, e l'Alpha Fly, scusami, è troppo alta ancora come prezzo, aspettiamo che scenda un po'. E se il prezzo invece non contasse a livello di scelta? Adesso qua va, te l'ho detto, vado un po' più di pancia, questa qua praticamente ha firmato tutti i miei personali adesso, quindi andrei adesso con la Next. Va bene Andrea, secondo me dovremmo fare davvero un test con Runscribe, questo è l'unico vero test in cui noi possiamo fare la differenza come podisti amatori avanzati, va bene, lo faremo nelle prossime settimane, appena torniamo in zona gialla o zona arancione. O in zona bianca. Zona bianca. Va bene, zona bianca. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.